Allora, Presidente, sei soddisfatto di questa prima prova del Limolese? Sì, molto, perché eravamo consapevoli dei carichi di lavoro del ritiro, che eravamo sicuramente molto pesanti, molto, molto compassati, però dopo i primi 15 minuti, 20, dove abbiamo dovuto un attimino smaltire, dopo i ragazzi hanno messo intensità, anche perché c'erano 30 gradi, quindi abituati al clima invernale di Castel del Rio. Però sono contento, abbiamo visto tante cose che abbiamo provato in settimana, siamo contenti dei giovani che hanno veramente fatto vedere il loro valore, e quindi la strada è questa e c'è tanto da lavorare, molto da lavorare, però dobbiamo essere pronti il 7 settembre. Questo è un mese, agosto non ti conosco. Un Imolese in campo col 4-3-3. Sì, ora il mister sta provando questo modulo e lui ha piena fiducia e sulla parte tecnica della squadra, quindi lui in questo momento vuole provare questo modulo che secondo me ha personalità e qualità di giocatori adatte per fare questo modulo, quindi ci sta lavorando. Ad un certo punto nel secondo tempo c'erano in campo tutti i giocatori del settore giovanile, questo sicuramente è una bella soddisfazione per una società che ha alle spalle un vivaio molto importante. Sì, questo fa vedere il nostro lavoro del settore giovanile, la nostra filosofia, e poi dopo questi fanno vedere che sono giovani, ma non giocano per la regola, giocano perché veramente meritano di giocare. Ha impressionato tantissimo Casella, adesso non è che vogliamo fare una classifica di merito, però è stato decisamente una bella scoperta. Sì, noi lo conosciamo benissimo, sapevamo che poteva far bene con noi, però lui veramente ha avuto un impatto importantissimo, allora c'è tanto da lavorare col mister, con tutto il suo staff, e lì davanti secondo me abbiamo una Casella, con i 2,96, uno Casella e un altro De Martino, che secondo me durante l'anno si faranno molto notare. Fra qualche anno sicuramente saranno tanti giocatori provenienti dal settore giovanile che giocheranno titolari. Sì, il nostro percorso è questo, noi finché possiamo, finché troviamo dal settore giovanile ragazzi che con qualità, noi la priorità assoluta è inserirli e fare emergere e dare vetrina a loro.